A voi tutti ben ritrovati da Giuseppe De Vetis. Confermata l'irruzione di aria fredda, ma scivolerà il nucleo più tosto verso le regioni centrali, meridionali e adriatiche, quindi da noi gli effetti saranno scarsi. Tuttavia, impennata ancora nelle giornate di lunedì di aria, impennata delle temperature per l'arrivo ancora di aria calda, molto mite per il periodo, soprattutto in quota, ripercussioni meno evidenti in pianura. Perché? Perché avete visto la grafica, ci saranno ancora foschie, nebbie, nuvole a tratti, nuvole basse, quindi al suolo l'impennata termica sarà, è stata più contenuta, però in quota temperature notevoli anche nella giornata di lunedì per il periodo. Confermato però anche l'arrivo, come abbiamo detto, di aria piuttosto fredda, l'irruzione di aria fredda che farà poi crollare tra martedì sera e mercoledì le temperature, soprattutto in quota. Ma al suolo ci sarà un effetto importante di per questa irruzione, grazie a questa irruzione di aria fredda, ovvero una sventagliata tra martedì e mercoledì, sventagliata che ripulirà la nostra aria, quindi finalmente si respirerà per qualche giorno aria decisamente più pulita grazie al vento che si attiverà a seguito di questa irruzione di aria fredda, che però colpirà, ci saranno appunto degli effetti soprattutto al centro e al sud, veloci ma ci saranno. Per il momento è tutto, cari amici di Rete 7, buon proseguimento.